Buonasera, siamo qui riuniti tutti noi del gruppo Aperto Musica Oggi di Firenze, del GAMO, in questa occasione un po' speciale che ci sta particolarmente a cuore perché è un concerto, questo della stagione 2020, che siamo riusciti comunque a realizzare nonostante le grandi difficoltà che hanno attraversato tutto il paese, il mondo intero, delle realtà culturali che si occupano appunto di cultura, in questo caso di musica e di concerti. Nonostante tutto siamo riusciti a realizzare questa nostra stagione 2020 e quello di oggi pomeriggio è un concerto, come vi dicevo, particolarmente caro a noi, perché vuole essere il festeggiamento del compleanno di Giancarlo Cattini, un noto pianista e compositore e anche fondatore della nostra associazione GAMO, e per lunghi anni direttore artistico e grande animatore dei programmi culturali di questa associazione. E quello del pomeriggio è un concerto a sorpresa per Giancarlo, lo abbiamo portato qui e non sapeva che ci sarebbe stato questo concerto con gli amici che suoneranno per lui la sua musica. Ed è un concerto che realizziamo con la collaborazione ormai virtuosa, stretta, con un importante centro culturale della città di Firenze, che è quello di MAD, Murale Art District, diretto da Valentina Genzini, che rientra appunto in tutta, diciamo, questa struttura che è di Muse, dell'Associazione Muse di Firenze, dell'assessorato alle politiche culturali del Comune di Firenze, e appunto anche di MAD, che è il centro culturale che ci ospita, è un centro culturale polivalente dove da anni realizziamo i nostri concerti GAMO e dove anche quest'anno abbiamo realizzato la nostra 41esima edizione della nostra stagione musicale e appunto stiamo per portare a termine con il concerto dedicato agli 80 anni di Giancarlo Cardini, che saluto e che ringrazio per la sua presenza, per la sua musica e per quello che ha dato a noi del GAMO e credo anche al mondo della musica in questi anni di florida attività come pianista, come performer e come compositore. Ora lascio la parola a Valentina Genzini che ci ospita e la saluto. Grazie Francesco, solo due parole. Per ringraziare prima di tutto il maestro di essere qui con noi. Giancarlo fa parte di una generazione molto importante, insieme a molti altri colleghi, Sassicchiari, Lombardi, Grossi, Maio e così via, hanno rappresentato una grande luce per la nostra città, un'adesione a movimenti internazionali molto importanti, una relazione che poi i nostri critici Marco Lenzi e Renzo Cresti, che ringrazio di essere qui con noi, potranno raccontare nel dettaglio con tutta la loro approfondita conoscenza della materia. Quindi per noi è un grandissimo piacere portarlo avete qui, sono molto felice della collaborazione con GAMO, si sta rivelando credo una collaborazione molto feconda perché questa sala ha un'acustica abbastanza felice nonostante non sia un teatro ed ha un aspetto di raccoglimento che per noi è molto importante, crea un dialogo che oggi proveremo a trasmettere in video per festeggiare questo ultimo giorno dell'anno e insieme, e questo è un grande onore, e la tendenza, lo sforzo che MAD fa ogni giorno è di avvicinare la cittadinanza e al mondo del contemporaneo, che siano arti visive, musica, come sappiamo le realtà sono molto contaminate, Cardini ne è un esempio di contaminazione profonda, come anche lo Stato Bussotti, e quindi credo che sia veramente importante andare a guardare il contemporaneo come sviluppo di interventi transdisciplinari, processuali, di linguaggi che si confrontano, si intrecciano e si parlano continuamente. E quindi andare a leggere questo tipo di linguaggi è tutt'altro che facile, spesso si parla di avanguardie o sistemi di ricerca non immediatamente comprensibili al pubblico, ma noi siamo fiduciosi che con un'educazione, ricordo le lezioni di musica che con GAMO abbiamo fatto insieme al maestro Solbiati, con un'educazione continua e costante all'ascolto, tutto il pubblico possa avvicinarsi al contemporaneo. Quindi lo sforzo quotidiano che facciamo è proprio quello di non abbassare il livello,
e di voler accostare però sempre più utenti, sempre più cittadini al meraviglioso mondo della musica contemporanea, questo linguaggio che è internazionale, che ci pone veramente tutti su uno stesso piano di ascolto. Quindi grazie ancora a tutti voi per essere qui, e ringrazio anche Matteo Fossi, il maestro Matteo Fossi, pianista, e Roberto Fabriciani, che saranno con noi per interpretare tutti i pezzi che vanno dalla musica leggera fino alla composizione del maestro Cardini. Quindi grazie a tutti voi. Volevo associarmi ai ringraziamenti di Valentina anch'io, perché ho veramente da fare un caloroso ringraziamento ai protagonisti di questo pomeriggio, e voglio ringraziare l'amico Matteo Fossi, pianista fiorentino eccezionale, che ha già avuto modo nel passato di interpretare la musica di Gianni Cardini, al quale si sente legato, e che con grande disponibilità e piacere ha aderito a questa idea, a questo progetto. Voglio ringraziare Roberto Fabriciani, che non ha bisogno di presentazioni, sia per il piano, ma anche per la sua straordinaria carriera, e anche perché è stato flautista con cui Giancarlo ha suonato per tantissimi anni, forse per 50 anni, hanno fatto due. E quindi Roberto che ha aderito di corsa a questa idea di festeggiare il compleanno di Giancarlo in questa forma e con questa tipo di inserita. Poi voglio tanto ringraziare i due musicologi presenti, amici di Giancarlo di lunga data e anche i miei, questo perché mi pregio della loro amicizia, Renzo Cresti, musicologo Renzo Cresti, e Marco Lenzi, musicologo ma anche compositore. E quindi grazie a tutti e vi auguro un buon ascolto e anche un buon divertimento e anche tanti auguri a Giancarlo. Sì, ci dimenticavamo che ora sullo sfondo lasceremo scorrere alcune foto, diciamo, di repertorio della storia della figura rappresentativa degli anni del rapporto di Cardini con John Cage, ma anche gli ultimi progetti degli ultimi anni che hanno caratterizzato l'attività musicale del campo. E prima di tutto lasciamo all'ascolto di un messaggio di auguri del nostro presidente Michele Bertolari. È per me un piacere poter registrare questo videomessaggio per essere presente insieme a voi in questo momento così importante per gli auguri a Giancarlo. In particolare voglio mandare un caro augurio a Giancarlo, e perché è bello poter celebrare questi anni di carriera, e più che altro sono molto anche riconoscente a Giancarlo per quello che mi ha insegnato in tutti questi anni di collaborazione nella musica e anche appunto nella tradizione del Gamo. Quindi purtroppo non posso essere presente fisicamente, ma il mio augurio per un buon concerto, un bel concerto e anche i migliori auguri per un 2021, speriamo in presenza, speriamo con bei concerti che il Gamo possa ancora organizzare. E quindi tanti auguri Giancarlo e un caro saluto a Francesco e a tutti voi. Buonasera e caloroso augurio a Giancarlo per i suoi 80 anni. E per me è un grande onore essere qua, essere stato invitato a fare la prolusione a questo avvenimento, perché conosco Giancarlo da oltre 40 anni. Io ero uno studente, lui era già un pianista famoso. Ed è anche un onore essere qua al Gamo, perché ho fatto parte per tanti anni io stesso del Gamo. E ci sarebbero tante cose da dire su un personaggio così straordinario, proprio nel senso etimologico del termine, cioè un personaggio
eccentrico, così fuori da ogni schema come è Giancarlo Cardini. Io mi limiterò ovviamente a toccare alcuni punti che mi sembrano importanti del suo percorso artistico, che è un percorso che già richiederebbe diverse angolature, diverse prospettive, perché Giancarlo Cardini è noto universalmente come un grande pianista, ma è anche un grande compositore, un organizzatore straordinario, perché è una mente pensante, e quindi le cose che ha fatto e che sta facendo sono sempre cose estremamente interessanti, fuori dagli schemi della solita musica, diciamo così. Lui è stato un grande pianista fino dagli esordi, quando si è diplomato con Guglielmo Rosati al Cherubini e poi perfezionato con Pietro Scarpini all'Achigiana di Siena, mentre per la composizione il maestro Cardini è stato prevalentemente autodidatta, perché sì, è vero che ha frequentato Roberto Lupi, ma lo ha frequentato appunto privatamente, ma su questo nome di Roberto Lupi apro una piccola parentesi, perché è un personaggio che è stato molto importante per la cultura fiorentina. Lui non era fiorentino, era milanese, però ha insegnato al Conservatorio Cherubini per tanti anni, e un aspetto che credo sia stato importante per Cardini è stato lo studio dell'antroposofia, uno studio che lo ha portato a pensare la musica, e mi fa piacere che Giancarlo consenta questa mia dichiarazione, perché l'antroposofia ha coinvolto negli ultimi decenni tante persone, perché oltre a Cardini, Gianni Luporini, Ugo Alberto De Angelis, Giuliano Zosi, con il quale Cardini ha fatto per anni un duo che realizzava all'epoca delle performance molto provocatorie, ed è stato inoltre anche un'altra persona con il quale Cardini ha avuto rapporti stretti, dalla quale ha preso molto, è stato ovviamente Giuseppe Chiari. Come vedete, io ho qui un imbrogliaccio, perché vorrei anche citare delle testimonianze. E Cardini dice: i contatti con Chiari sono stati importanti per la mia rivalutazione e riscoperta degli oggetti appartenenti alla vita quotidiana come oggetti d'arte. Questa è una affermazione molto importante, che in fondo c'entra un po' il cuore della poetica di Cardini, cioè la vita quotidiana, gli oggetti quotidiani che entrano a far parte di una concezione allargata della musica, una concezione che allarga molto lo statuto della musica degli ultimi decenni, che si rifà ovviamente anche all'insegnamento keijano, ma attenzione, perché la aleatorietà, che è così fondamentale per il maestro americano, non rientra proprio nella scrittura di Cardini, la quale è una scrittura estremamente meditata, molto pensata. Certo, ci sono anche aspetti aleatori, ma riguardano poi altre cose di cui parlerò fra un attimo, ma non la scrittura. Ecco, questo è da tenere presente.
Fino agli anni Ottanta Cardini è stato, come dicevo, un pianista estremamente importante nell'ambiente della musica contemporanea e non solo. La parte compositiva è venuta un pochino a seguito e sono soprattutto gli anni di metà anni 80, l'85 e l'86, ora dirò perché, che sono stati importanti per far conoscere in maniera approfondita e allargata il Cardini compositore. Nell'estate del 1985 a Genazzano ci fu il Festival Bob, cioè il Bussotti Opera Ballet, e in quella occasione vennero eseguite molte composizioni di Cardini. Fu il primo momento in cui il Cardini compositore venne presentato in larga scala. Siamo appunto nell'85. Io scrissi un articolo per Alfabeta che, fra l'altro, diceva: delle strabilianti capacità interpretative di Giancarlo Cardini si sapeva da tempo. Il suo è un pianismo meditato, fatto di studio paziente, ma anche ricco di ironia, di immagini fantastiche o rituali. Il Cardini compositore è invece ancora in gran parte poco noto, in quanto la sua attività compositiva è stata, almeno fino agli anni 70, assai sporadica e mai presentata in toto. Ecco, appunto, questo fu un momento importante per la conoscenza del Cardini compositore. Però, ahimè, mi verrebbe da dire che sono passati 35 anni da questa avvenimento a Genazzano organizzato da Silvano Bussotti, e queste parole purtroppo sono ancora condivisibili, perché a 35 anni di distanza molti conoscono il Cardini pianista, ma c'è ancora molto da fare per conoscere il Cardini compositore. L'anno dopo fu un altro passaggio estremamente importante, perché una casa editrice che in quell'epoca lavorò moltissimo per la musica contemporanea era Edipan di Roma, e nell'86 uscì un disco monografico intitolato, questo è un titolo direi tipicamente cardiniano, Dolcemente turbato. Te lo ricordi, Giancarlo? E la prefazione a questo disco la fece Silvano Bussotti, e vi leggo due righe. È facile rintracciare nell'arco delle sue opere, dice Bussotti, una compresenza a volte anche sconcertante dei contrari. Cardini coniuga il pianoforte al presente, al passato, all'avvenire. Coglie della modernità non solo l'aspetto esplosivo, ma dirige l'ascolto verso una filosofia. L'arte è così natura. E anche in questo caso è da sottolineare ancora una volta come Bussotti colga il musicista pensante che è Giancarlo Cardini, e l'aspetto fondamentale della natura, di cui poi parlerà anche l'amico Lenzi, perché anche i brani che ascolteremo fra poco riguardano questo aspetto della natura: il silenzio, la quiete, la notte, l'inverno, l'erba. Sono tutti aspetti che entrano dentro la poetica di Cardini. Non a caso lui ha scelto di vivere isolato in campagna, proprio per immergersi totalmente nella natura. Da un punto di vista strettamente musicale, gran parte delle composizioni di Cardini sono basate su delle cellule figurali. Questo aspetto figurale va tenuto presente, perché queste cellule sono dotate di una riconoscibilità piuttosto evidente.
e sono poi soggette a dei procedimenti traspositivi e che gli permettono di connettersi fra di loro, ma creando una sorta di stagnazione. Questa staticità che riscontriamo molto spesso nelle composizioni del maestro e che riguarda un procedere sostanzialmente omofonico e accordale. Ma è il gesto un altro aspetto fondamentale della poetica di Cardini. In fondo la musica precipita dal gesto, questo fino direi che è connaturale, connaturato, è una sua caratteristica fino dai brani giovanili. Pensiamo per esempio a un brano del 72 che si chiama Body Piano, oppure Haiku Suite. Sono tutti brani molto vecchi, cioè appartengono agli anni 70, da cui poi appunto possiamo dedurre che questo elemento della gestualità rimane imperterrito, rimane una costante della musica di Cardini. Abbiamo citato prima Chiari, Bussotti, abbiamo citato anche Cage ovviamente, ma credo che ci sia anche un altro musicista che stia molto a cuore a Cardini, che è Aldo Clementi. Ecco, Aldo Clementi è un musicista che è molto diverso da Cardini, ma che ha anche alcuni aspetti che si possono assimilare. Per esempio il tempo circolare. Il tempo circolare con ritorni di elementi. Parlavamo prima di queste cellule figurali che sono soggette poi a ripetersi e a connettersi in maniera statica, piano piano, fra di loro. Ecco, questo è un elemento che ritroviamo anche in Clementi. E Cardini dice, solo la ripetizione, sia pur variata e sottoposta ai più sottili artifici, consente la riconoscibilità e di conseguenza l'affezione all'oggetto. Ecco, questa dichiarazione è estremamente interessante. Potremmo dire ancora tante cose, chiaramente il tempo scorre, ma una parola sulla musica leggera, perché Cardini è sempre stato molto attratto dalla musica leggera. Una volta mi disse quasi sottovoce in un orecchio che era attratto anche dalla disco music. Non so se ancora oggi Giancarlo è attratto dalla disco, ma c'è questo mondo che convive pacificamente, direi, senza scontri fra un ambiente alto e un ambiente, come dire, appunto leggero, nel senso svilente del termine. Modugno, Paoli, Tenco e soprattutto l'amatissimo Umberto Bindi, dai quali Cardini coglie uno struggimento, una malia che ci affascina e che sta a dimostrare come siano complementari al Cardini più colto. Vorrei finire con citazione del maestro, una citazione, pensate un po', rilasciata a Beatrice Venezia. Oggi Beatrice Venezia è una direttrice sulla cresta dell'onda, ma qualche tempo fa collaborò con me a una serie di interviste e fu proprio lei a intervistare Cardini, e la Venezia chiede a Cardini cosa pensa di questa interazione fra suono, gesto, visioni, immagini, eccetera. E Cardini risponde che, cito, l'ascolto è sempre impuro,
connesso e intrecciato strettamente con qualcosa di extra acustico. In realtà questa dichiarazione dell'intreccio è una dichiarazione molto importante, perché il concetto di intreccio prevede non soltanto che si intreccino alcune discipline, ma che si intreccino le discipline, quindi non so, la pittura, la scultura, la musica, la gestualità, la danza, eccetera, eccetera, ma che tutte queste si intreccino con gli affetti, i ricordi, le sensazioni, gli stati d'animo, quindi un intreccio che riguarda non soltanto le discipline artistiche, ma che riguarda proprio l'essere umano, l'essere in questo caso dell'ascoltatore, ma che ovviamente riguarda anche il compositore, anche l'interprete. E Cardini puntualizza degli aspetti che sono per lui molto importanti. La titolistica, e infatti i titoli di Cardini sono estremamente significativi. Gli addobbi di strumenti e musicisti, con costumi eccentrici, suntuosi e un po' decadenti. Questo l'avrebbe potuto dire anche Bussotti. Lo strumento come oggetto, sua decorazione, azioni improprie, uso di oggetti quotidiani come giocattoli sonori, frammenti di natura, proiezioni di diapositive, impiego della gestualità, attenzione, anche sganciata dal suono. Ecco, questo per semplicemente fare un piccolo excursus di cose che avrebbero bisogno di essere ulteriormente approfondite, perché Cardini è veramente un personaggio straordinario. Io sono, ripeto, molto onorato e felice di aver avuto l'opportunità di dire queste due parole e di porgere in presenza tanti, tanti auguri Giancarlo Cardini. Grazie. Associo ovviamente agli auguri di tutti gli altri, sono molto contento di essere qui presente oggi per celebrare questo compleanno di un compositore che stimo infinitamente, sia come non solo come compositore ma come musicista tout court, quindi interprete, scrittore anche, perché ha scritto anche dei saggi importanti sulla musica, che la musica che ama di più, che sono disseminati su varie riviste. Sarebbe bello che venissero anche quelli poi pubblicati, raccolti e pubblicati. E il compositore, ovviamente. Dirò due parole sui brani che vengono presentati oggi dal pianista Matteo Fossi e dal flautista Roberto Fabriciani. Un brano lo suoneranno insieme, il primo, poi ci saranno due brani per pianoforte solo e infine un brano per flauto solo. I primi due brani presentati sono due canzoni arrangiate, la prima per flauto e pianoforte e la seconda per pianoforte solo. E sono due brani celeberrimi della nostra tradizione italiana, Quando di Tony Renis e Lontano, Lontano di Luigi Tenco, quindi due classici, diciamo, degli anni 60. Ora, la prima raccolta importante, questo senso di trascrizioni e arrangiamenti per pianoforte di canzoni del repertorio leggero italiano, risale
al 1995, è stata citata appunto prima da Renzo, è una raccolta di ben 15 canzoni di Umberto Bindi, intitolata Le canzoni che ho amato, omaggio a Umberto Bindi. Quindi sono 20 anni che questa attività di trascrizione, di arrangiamento prosegue, perché poi appunto è stata la prima di una lunga serie di lavori simili, analoghi, tanto che costituiscono, diciamo, nel corpus delle opere di Cardini, che ammonta a circa un centinaio di brani scritti nell'arco di 40 anni, perché appunto anche questo è stato detto giustamente da Renzo, per tutti gli anni 70 Giancarlo si è dedicato soprattutto all'interpretazione di lavori altrui, è stato conosciuto in tutto il mondo soprattutto come interprete. Proprio a finire, sul finire degli anni 70 e ininterrottamente fino ad oggi, si è avviata questa parallela e straordinaria carriera di compositore. Dicevo, questo aspetto della trascrizione, dell'arrangiamento di canzoni, certamente non nuovo, anche tra le file dei compositori d'avanguardia, due nomi su tutti, Berio e Sciarrino, ma è una pratica ovviamente antichissima, quella di rielaborare e riarrangiare brani del repertorio popolare, risale proprio addirittura al Medioevo, al Rinascimento. Insomma, sono moltissimi i compositori di formazione, di estrazione colta, diciamo, che hanno rielaborato brani del repertorio popolare. Dicevo, per quanto riguarda Giancarlo, questa attività è diventata una vera e propria categoria all'interno del corpus delle sue opere, che conta numerose raccolte. Dopo quella di Bindi, infatti, quella di Bindi hanno fatto seguito prima le trascrizioni di canzoni di Gino Paoli e Luigi Tenco, poi, tra le quali appunto figura quella che presenterà stasera Matteo Fossi, Lontano, Lontano. Poi ci sono anche canzoni più vecchie di Giovanni Danzi e altre canzoni di Modugno, e poi questa pratica si è estesa anche a canzoni di altri repertori internazionali, in particolare quello americano, di classici da Rogers a Gershwin a Porter, di autori cosiddetti appunto popular composers della tradizione americana, e anche di quella brasiliana, particolarmente amata da Giancarlo, da Jobim a Caetano Veloso. Insomma, ormai è piuttosto nutrito questo sottocorpus, diciamo, della sua opera. E deriva da, appunto, anche questo detto, come diceva giustamente prima Renzo, da un amore di vecchia data, giovanile, nato nell'adolescenza verso la musica leggera, e che non si è mai sopito, che si è sempre portato dietro e che si è integrato felicemente, senza danno, senza conflitto, con l'amore verso la tradizione colta. Sono due aspetti che convivono tranquillamente, felicemente nella produzione, insomma, di Giancarlo, che appunto non fa distinzioni tra un repertorio alto e un repertorio, diciamo, basso. Anzi, questi arrangiamenti vogliono mettere in luce proprio la bellezza della melodia e anche delle strutture armoniche, che ovviamente sono semplici, sono tonali per lo più, ma che si prestano a venire elaborate anche in maniera piuttosto ricca, come sentiremo in questi due casi. E Lontano Lontano, fra l'altro, ha l'aspetto quasi, sembra veramente una sorta di carillon, anche proprio per la sua struttura, per come è, come conoscerete tutti la canzone, è una melodia che viene, secondo una prassi abbastanza comune nella musica leggera degli anni 60, viene ripetuta, viene suonata per 4 volte su tonalità che salgono sempre di un semitono. Questa è la fissità, diciamo, la staticità, insomma,
di questo tessuto melodico-armonico ricorda un po' anche certe cose più sue personali, come il brano per pianoforte Ultimi fiori verso sera e anche l'arabesque per flauto, che presenterò però successivamente. Quindi ecco, adesso ascolterete le due canzoni, Quando di Tony Renis e Lontano Lontano di Tenco, nell'esecuzione di Matteo Fossi e Roberto Fraibriciani la prima e di Matteo Fossi per il solo pianoforte la seconda. Dopodiché presenterò gli altri due brani, prima quello per pianoforte solo e poi quello per flauto solo. Quindi vi auguro un buon ascolto e a più tardi. Grazie.
prossimo brano, a mio parere, è uno dei più belli e più importanti dell'intera produzione di Giancarlo. Un brano piuttosto vecchio, dei primi anni 90, risale per l'esattezza al 1993, e si intitola Ultimi fiori verso sera. Ecco, anche sui titoli era stato messo l'accento prima nella produzione di Renzo, e i titoli nelle opere di Giancarlo sono molto importanti, non tanto nel senso della musica a programma o per l'intento di tipo descrittivistico o narrativo, quanto proprio per il loro carattere intensivo ed evocativo soprattutto. Ecco, c'è una sorta di humus, chiamiamolo così, letterario o filosofico, quasi mi verrebbe a dire mistico-religioso, un senso veramente fortissimo appunto della natura, che consiste in una serie, quest'humus, chiamiamolo così, di non solo né haiku, né poesie, né piccole prose, ma delle frasi, delle parole, poche parole fissate, scritte, che descrivono, che tracciano, fissano, per meglio dire, aspetti della vita quotidiana del tutto marginali, attimi poetici, intuizioni, Joyce forse le avrebbe chiamate epifanie, cioè momenti di apparente ordinarietà, e che in realtà appunto all'anima più sensibile, più attenta, rivelano un'intrinseca magia, un sapore, un'atmosfera del tutto peculiare. Queste piccole scene, questi brevi momenti, sono stati raccolti da Giancarlo per molti anni, durante appunto gli anni 70-80, e poi pubblicati in questo libro, che fu pubblicato all'inizio degli anni 90, che si intitola appunto Bolle di sapone, e che le raccoglie, ne raccoglie alcune decine, poi ne sono state aggiunte altre, sarebbe auspicabile forse una nuova edizione, e queste Giancarlo li chiama frammenti di contemplativo quotidiano. Potrebbero essere benissimo, questo titolo, dicevo, del brano che ascolteremo per pianoforte, Ultimi fiori verso sera, potrebbe essere benissimo uno di questi. Ve ne leggo alcuni così per curiosità. Soli al capolinea di un autobus. Il suono del vento in campi sterminati di verzure. Alcune foglie o fiori in terra. Una porta è appena socchiusa. Un ciuffetto d'erba minuscolo e solitario nel muro o in terra. Il rumore del frigorifero ascoltato da una stanza attigua. D'estate, in lontananza, il ronzio continuo di un macchinario. Un pezzo di spago per te. Un'improvvisa folata di vento fa dondolare qualcosa di appeso, eccetera. Ecco, questi momenti che vengono fissati si ritrovano poi nei titoli, e come non solo questo Ultimi fiori verso sera, sono molti brani che hanno titoli simili, Una notte d'inverno, per esempio, uno di questi, uno dei primi brani pianistici dell'82, sempre a quel periodo risale una delle sue prime composizioni, che rappresenta anche una delle più importanti in questo senso, che è Lento trascolorare dal verde al rosso in un tralcio di foglie autunnali, poi reintitolato nei primi anni 2000
foglie autunnali lentamente trascolorano, cambiando soltanto alcune parole, e che anche il pezzo proprio sembra descrivere in un certo senso questo processo di cambiamento paziente, di trascolorazione, di trasformazione del colore. Altro brano che mi viene in mente, che mi sovviene, che può essere assimilato a questi frammenti di contemplativo quotidiano, paesaggio marino al tramonto con barca in nuvola nera, oppure campagna di sera, il lume di una casa in lontananza, eccetera. Dicevo, non vanno tanto assimilati alla musica descrittiva, quanto all'idea di una affezione unitaria e contemplativa all'oggetto. Ecco, questo interesse verso l'oggettistica, verso i materiali anche più banali, consunti e indifferenti, diciamo così, della vita quotidiana, non va confuso con quello che è un topos dell'arte contemporanea, cioè con il ready made, no? di Duchamp piano, perché in quel caso c'era, come dire, di solito l'oggetto, quando l'oggetto inutile, l'oggetto banale, l'oggetto ordinario, quotidiano, così come è stato pensato da Duchamp, in generale dalla tradizione dada surrealista, in genere viene presentato come oggetto neutro, come oggetto svuotato di un'affezione, quindi in opposizione all'estetica romantica e sentimentalista, diciamo. Ecco, in Giancarlo invece è esattamente il rovescio, cioè l'oggetto non viene pensato in quanto opposto, diciamo, al contenuto artistico propriamente detto, siano colori, suoni o immagini, ma viene integrato in una dimensione affettiva, quello che viene portato con l'oggetto è la sua aura affettiva, emotiva. Questa è sempre presente nell'opera di Giancarlo e si reverbera questo tipo di aura, di affezione all'oggetto, proprio anche stilisticamente e anche tecnicamente e linguisticamente nella sua opera. Questo è un brano tipico di molta musica di Giancarlo, che è appunto una musica tendenzialmente statica ma vibrante, si intende. Prima si era parlato di Aldo Clementi, ecco, questo è un altro grande poeta della stasi sonora, potrei aggiungere Feldman, altro compositore a cui Giancarlo deve molto, a cui è sempre stato particolarmente legato, affezionato. L'idea quindi di una contemplatività, di qualcosa che è più spaziale, diciamo, che temporale, cioè qualcosa che decanta nel tempo, qualcosa di sospeso, ecco, come sentiremo ora appunto tra poco in questo brano straordinario. Non è una musica quindi dialettica, narrativa, discorsiva, è una musica più da contemplare, fatta di elementi che decantano nello spazio-tempo. È una musica sospesa, senza tempo, che tiene però intatta dall'inizio alla fine questa emozione unitaria, questa emozione statica ma viva, immobile ma vibrante. In questo caso, in questo brano, sono soltanto un brano di una discreta lunghezza, circa 20 minuti, in particolare 20 minuti, sono soltanto 7 i moduli, le figure che vengono usate in varie combinazioni, sono 2 arpeggi, uno più stretto, lo sentirete subito all'inizio, e è anche la figura che concluderà il pezzo, un arpeggio stretto e ascendente, un altro invece più largo ed elastico, e oscillante, e altre figure diverse, c'è una figura per esempio che consiste in accordi ribattuti, quindi che ha una fisionomia ritmica, isoritmica più evidente, e poi altri 4 moduli abbastanza simili che consistono in giustapposizioni di accordi in registri lontani tra di loro, quindi una specie di contrappesi, sono le altre 4 figure, diciamo, che compongono il pezzo. 2 anche introdotte
da un abbellimento, da delle acciaccature. E queste figure, dicevo, non si susseguono secondo un ordine narrativo, ma secondo quella poetica tipica dell'opera aperta, cioè di uno spazio, quindi di uno spazio-tempo diffuso, senza una direzionalità precisa, ma si alternano, tornano con fogge sempre leggermente diverse, le figure sono sempre le stesse, ma soprattutto il loro decantare nel tempo, nello spazio-tempo, diciamo, è sempre diverso. Questo anche, si riflette anche nella notazione, che infatti è spazio-temporale. Le note sono indicate, anche il loro valore assoluto e relativo alla figura, ma il tempo che separa un evento dall'altro, un elemento dall'altro, è scelto intuitivamente dall'interprete sulla base del loro distanziamento spaziale sulla partitura. Quindi non è tempo misurato, non c'è un ritmo segnato, una griglia temporale rigida, ma è un flusso continuo di suono intriso di grandissima emozione. Ovviamente poi la qualità anche musicale in sé, nella scelta di questi agglomerati, di questi accordi, di questi arpeggi, fa il resto e ci dona un pezzo veramente straordinario, uno dei più belli tra tutti quelli tanti veramente belli scritti da Giancarlo. Quindi Ultimi fiori verso sera del 1993 per pianoforte solo. Buon ascolto.
Adesso ascolteremo l'ultimo brano del concerto, che è un brano per flauto solo, più precisamente per flauto contralto, quindi per flauto in sol, e si intitola Arabesque. Non sono moltissimi i brani scritti per strumento melodico solista, e sono nel corpus delle opere di Giancarlo, due li ha dedicati appunto al flauto, oltre a questo anche le cinque bagatelle, due al clarinetto, Capriccio e Appello alla lontananza, l'altro Capriccio è dedicato a un altro grande interprete di strumenti a fiato, Ciro Scarponi, che insieme a Fabriciani ha costituito per decenni un punto di riferimento fisso di alcuni tra i più grandi compositori, i più importanti compositori della scena internazionale degli ultimi 50 anni, Nono, Cage, insomma. E poi c'è anche un pezzo, ci sono due pezzi per archi, uno per viola sola e uno intitolato Nenia del 96 e uno ancora più vecchio del 90 che è per violino solo, Alba d'inverno dalla finestra, si intitola, come vedete ancora sempre spesso titoli, spesso appunto simili a quelli che abbiamo letto e visto nelle bolle di sapone, nei frammenti di Contemplativo Quotidiano. Il titolo invece di questo brano per flauto solo è più asciutto ed è un titolo abbastanza comune. L'arabesco quindi è forse la figura astratta che più di ogni altra è assimilabile, diciamo, al fraseggio musicale. Il brano è infatti un arabesco continuo, un disegno incessante di valori tutti isocroni, è un pezzo tutto di crome, e che si muovono secondo arpeggi ascendenti, con una piccola caduta nelle ultime due o tre note, e che si ripetono continuamente con lievi varianti all'interno di ciascun modulo, che viene quindi, subisce piccole trasposizioni modali o piccoli cambiamenti di una o due note. Anche i disegni non sono molti, l'articolazione è praticamente una specie di perpetuum mobile, un flusso continuo che solo in alcuni momenti si sospende con delle brevi pause e cambia anche lì leggermente metronomo. Quindi non è un brano fatto di forti contrasti, ma anzi è un flusso incessante, vitale, continuo di crome. Con questo brano si conclude questo concerto, il brano è eseguito dal flautista Roberto Fabriciani, e io ringrazio il GAM, insomma, le Murate per avermi invitato. Ringrazio Giancarlo e i musicisti e vi auguro un buon ascolto con Arabesque per flauto solo.
Desidero mandare un grandissimo augurio di buon compleanno a Giancarlo e anche un cenno di grande gratitudine che credo tutti noi dovremmo avere verso un musicista, un genio, uno studioso e un anti-accademico che ne sa molto di più degli accademici e che è andato sempre contro un polverume, sussiegoso, arrogante e che ha fatto conoscere all'Italia le grandi esperienze della contemporaneità e le grandi esperienze internazionali. Grazie Giancarlo, un abbraccio grandissimo.